al Teatro Ariston per la 71esima edizione del festival. Fine della polemica, né figuranti né pubblico, cioè nessun tipo di pubblico, che diciamola così. Dopodiché Toti, molti hanno detto era il caso di rimandare. Prego. Per la Liguria. Ma, diciamo, guardi, non so se era il caso forse di spostarlo di alcune settimane, sì, ma lei fa televisione in una TV commerciale come l'ho fatta io per molto tempo, sa che poi anche la stagione pubblicitaria ha i suoi tempi. No, ma certo, chiedo però come la pensa lei. Immagino che ci siano temi un po' più complessi. Rilevo solo banalmente che l'Ariston trasformato in studio televisivo avrebbe potuto, credo, avere un po' di pubblico, come ce l'hanno anche gli studi televisivi che io vedo molto spesso in televisione. Insomma, non è un mistero che alcune trasmissioni vanno con un pubblico, come si dice oggi con brutto termine, scrinato. Io non lo so, adesso non faccio il curatore artistico di Sanremo, ma non ne avrei fatto una questione di lana caprina. Certamente per noi è una vetrina promozionale importante, certamente non fare il Festival di Sanremo credo sarebbe stato un errore gigantesco, come ho sentito dire assurdamente stamani, fare il Festival di Sanremo in un altro posto mi sembra assolutamente folle, dal momento che il Teatro Ariston è lì a disposizione. Cerchiamo di fare, come in questa epoca, quel che si può fare, come si dice, con buon senso e moderazione. Grazie davvero a Toti, presidente, grazie ancora. Andiamo in pubblicità, saluto anche Daniela Preziosi, ci vediamo tra pochissimo, torniamo sulle vaccinazioni, arriva Crisanti e ce n'è da raccontare.